Laboratorio Digital Jockey e si sono divertite le parti Cybermix e al videocamera Spazialex, dimostratore ufficiale dei Control One di DJ Tech. Allora sì, ci siamo accorti che Si parla con Virtual DJ, sono già mappati nativamente, quindi vengono riconosciuti nativamente e abbiamo detto proviamo un attimino a vedere cosa succede. Il controller è tutto intuitivo perché non ha niente di diverso da un CDJ, quindi noi abbiamo il nostro play pause che poi utilizziamo in modalità anche possiamo vedere sulla skin che play pausa, certo. E mettiamo il cue, punto di cue, che ricordiamo che in Virtual DJ possiamo andarci sopra, rinominare e scriverci canta, per dire. Perfetto. La prossima volta che richiameremo il punto di cue ci ricorderemo che quel punto, che tra l'altro in Virtual DJ sono infiniti, possiamo mettere quanto ne vogliamo. Benissimo. E con questi controller ne possiamo richiamare in automatico fino a 4. Benissimo. Ad esempio qui abbiamo provato a mapparli. Esatto, sono 4 punti di cue richiamabili istantaneamente. Quindi ci potete fare i vostri giochini. Tra l'altro, quando li selezionate e sono attivi, si illumina. Perfetto, sì. Qua c'è un solo punto di cue memorizzato. Certo. La mappatura di serie di Virtual DJ permette di cancellare il punto di cue semplicemente con lo shift. Perciò così sparisce. E non c'è più. Allora, benissimo. Quindi molto veloce salvare, cambiare i punti di cue. Rapidissimo. È tutto molto. Tra l'altro qui stiamo facendo degli esempi anche con delle tracce video. Quindi non cambia niente. Il tasto di sync. Il tasto di sync è posto in linea. Attenzione, chi è abituato alla nomenclatura Numark a 3 tasti, questo non è il tasto, a meno che non ve lo mappiate personalmente, cosa che è possibilissima. Certo. Vediamo un po' se il sync funziona su questa traccia. Ovviamente in Virtual DJ insomma si possono fare tutte le mappature personalizzate che si vogliono, insomma. Sì, sì, ma in modo molto molto semplificato. Quello che ci interessava, vorrei far notare anche un'altra cosa, già che ci siamo, che in questa configurazione dove abbiamo utilizzato un normalissimo mix, quindi qualsiasi mix a 2 canali, questo è un 3 canali che avete, può essere abbinato ai Control One, ma addirittura ho usato anche delle schede audio da 30 euro. Queste sono due schede audio Behringer che non necessitano neanche di driver. Io le ho attaccate, ho fatto fare a Windows 7 la ricerca in automatico, le ho installate. Siccome Virtual DJ permette di usare due schede audio con una configurazione in modalità external mixer, ma questo lo dico perché molti si complicano la vita per avere il preascolto. Il preascolto lo fate semplicemente dal vostro mixer con la vostra cuffia, splittando i due canali. E questo secondo me è una cosa che per chi inizia e sceglie una soluzione che può essere interessante. Tra l'altro dico poi comunque i controller sono riconosciuti automaticamente, il mixer basta un comune mixer 2 canali che si trovano addirittura anche sotto 100 euro, diciamo che non ci sono difficoltà di configurazione, la cosa è semplicissima. Diciamo che una configurazione del genere può costare 500 euro, tutto quello che vedete, certo. No? Allora ci sono tanti altri tasti che possono essere mappati e selezionati. Ora in questa configurazione può essere simpatico vedere che si può fare il browsing, quindi scegliere le tracce. Poi visto che sembra che se un digital jockey tocca un mouse gli sparano alle spalle. E quindi diciamo che io, anche io sono di questa idea, di questa scuola di pensiero, però diciamo che secondo me non è bello, secondo me è un ottimo dispositivo di puntamento, ma quello sicuramente diciamo che
si può selezionare un'altra traccia, esatto, semplicemente cercandola e poi la parte, diciamo, la parte degli altri potenziometri rotativi con tutte le varie lucettine è, nella mappatura di default è stata assegnata ai agli effetti. Quindi qua possiamo possiamo attivare l'effetto, in questo caso mettiamo un flanger. Perfetto. E poi con i potenziometri del canto si deve stare a segnare i parametri, la quantità, incattivirlo o inacidirlo. Certo. E poi disattivo. Comodo i potenziometri che hanno il pulsante incorporato in questo senso. Sì, raddoppiano e poi danno una velocità di esecuzione. Sì. Poi basta leggere, è stato sample, certo. Quindi i vari sample. Abbiamo visto DJ ha il controllo del volume dei sample da questo pannello. Come vedete, possono essere sommati. Certo. Questi sono quelli di default. Quattro si possono già utilizzare contemporaneamente. Altro modo molto friendly, perché è quello che viene utilizzato anche sui CDJ, è quello di selezionare il loop. Sì. Quindi inseriamo il loop, c'è scritto. Certo. Il loop di default era su una battuta, ma noi lo possiamo raddoppiare. Con due tasti e raddoppiare e dimezzare. Facciamo i nostri giochini. L'illuminazione e il lampeggio ci ricorda che non si è incantato il disco, ma siamo noi che... Sì. Ecco. È importante anche questo, perché tanto comunque durante le serate più luci che ci aiutano a capire dove siamo... Non ci aiutano tanto le luci, ma essere lucidi, perché al terzo Cuba Libre non va... Allora, facciamo vedere anche la jog wheel, come le funzioni della jog wheel. La jog wheel in questa è in modalità jog. Pitch bend, no, così è pitch bend. Sento, la sento neanche. Comunque. E poi sono i comandi del pitch. Vediamo il pitch. Tutto. Vabbè, la sensibilità del pitch poi la regolate poi dalla pannellino, perché il DJ permette anche il pitch. Andiamo nelle opzioni, andiamo di regolare, pitch band, estensione, addirittura il 100%, quindi la famosa fermo. Il 100% non riusciamo a spezzarla. Non abbiamo ancora capito a cosa serve, però ecco, sono tutte possibilità che Su questa corsa di pitch possiamo andare a regolare la sensibilità semplicemente cambiando l'escursione del più o meno, di solito non si va mai di un più o meno 12. Certo, sì, senz'altro. Perché sennò anche insomma le tonalità, il master tempo e tutto. Il test anche qui è riuscito con virtuale. Diciamo che io non ho dovuto fare niente. Io ho attaccato semplicemente due cavi USB. In questa configurazione servono quattro porte USB, ma ricordiamo che chi non ne ha abbastanza con le PCI Express, PCI card si possono inserire moltiplicare, mettere altre quattro porte, poi con vari hub, certo. Perché chiaramente ora se avessi dovuto mettere un hard disk esterno non avrei avuto più porte, però insomma quello che è importante è che io da quando li ho attaccati a quando ho fatto il primo test sono passati 3 minuti, esatto. Non sapevo nemmeno cosa fossero e cyber li abbiamo collegati e siamo partiti immediatamente per fare il video. Non abbiamo personalizzato niente, questa è la configurazione default. Quindi li trovate in vendita intorno ai 199 euro, qualcosa del genere, più o meno insomma, si trova magari
se non ho qualche fortuna anche a qualcosa meno. Ancora anche a qualcosa meno e Sì, niente. insomma. Poi è dico che con Virtuali DJ potreste anche mixarci video, perché avete tutta questa sezione di tasti che in questo caso sono stati dedicati per registrare i vari sample, che voi potreste semplicemente assegnare a un tasto la transizione video. Voi mixate Certo. l'audio, premete il tasto e fa la transizione video. Come un effetto, un rotativo potrebbe di questi qui potrebbe diventare il crossfader video. E comunque, divertitevi, funzionano. Va bene, Digital Jockey, questo è il laboratorio.